Questa è la mostra dei miei quadri specchianti qui a San Gimignano. È la prima di 8 mostre che vengono realizzate nei vari palazzi della Galleria Continua nel mondo. Qui ci sono i quadri specchianti che sono chiaramente la parte iniziale, fondamentale del mio lavoro. È chiaro che c'è un piccolo passaggio prima di arrivare ai quadri specchianti. Piccolo per modo di dire, ha richiesto parecchio tempo, anni. Allora io mi ponevo questa domanda: chi sono? Perché sono? Per quale ragione io esisto? Come mi posso identificare come essere umano? La mia ricerca risale ai primi atti dell'arte. Dico atti perché è proprio un atto quello che è stato il primo, che ha lasciato l'impronta della mano sulla parete della caverna. Quell'impronta è l'impronta della mano vera, ma l'impronta non è vera, è virtuale. Quella mano là io l'ho fatta diventare quadro specchiante, perché lo specchio non è la realtà fisica, come quell'impronta non è la mano fisica, ma lo specchio è tutta la realtà esistente, così come lo è davanti allo specchio fisicamente. Io ho fatto il mio autoritratto per cercare di riconoscermi attraverso il mio autoritratto, ed è l'autoritratto che mi ha portato alla necessità di usare lo specchio. Lo specchio ha preso il posto del fondo del quadro. In quel momento lì io ho visto apparire davanti a me l'universo, perché c'è il tempo, lo spazio, la materia che si muove, che cambia, c'è la continua interazione di tutto quello che succede ed è lì. Non è l'universo, ma è la rappresentazione perfetta dell'universo. Non c'era niente di mio, era proprio un fenomeno che si rivelava ai miei occhi. Ma c'è una rivelazione fenomenologica, dunque scientifica. Qui l'opera d'arte diventa scienza. Quindi non ho avuto altra possibilità che usare la fotografia. Perché la fotografia è vero che raccoglie tutta la storia della rappresentazione, però non è volontaristica. Mi dà l'oggettività esattamente come me la dà lo specchio. E quindi, siccome ogni immagine che passa nel quadro specchiante prima non c'era, c'è, poi non c'è più, vuol dire che tutto nasce e muore contemporaneamente. Qui c'è un autoritratto che è l'ultimo, in cui io ho dei tatuaggi. Questi tatuaggi sono dei QR code. Ogni QR code è una mia opera, qualcosa che io lascio come ricordo. Quindi quelli che erano i tatuaggi antichi, che volevano essere memoria di sé, volevano essere messaggio, diventano messaggio attuale, perché guardando quello che io ho fatto, si può anche immaginare quale iniziativa nuova si può produrre, e di modo che quei tatuaggi rimangono una parte viva di me stesso, anche se io non ci sarò più.